l'ultima domanda, abbiamo fatto tutto. Sì. L'ultima domanda è questa. Questi, tu dicevi appunto dei dettagli e del... cioè che appunto Srila Prabhupada era molto pratico, pragmatico con i dettagli, ma invece era molto fisso sui principi. Sì. Ecco, dovessi fare un elenco di quali sono questi principi per noi dell'ISKCON e per la nostra Sì, sì. Tu chiedi sui principi di base. Base. Sì, esatto. Questo sarà sì. Una lista. Questo è acqua. Senz'altro ci sono devoti che diranno che no, questo non è acqua, ma questa è acqua. No. Non è niente più pesante che acqua. Non è grappa. Chianti. Io ho studiato l'argomento e mi sembra ovvio che ci sono tre cose che non possiamo cambiare, che sono la filosofia, la nostra filosofia data da Krishna, la nostra pratica spirituale di cantare i giri, i 16 giri, seguire i 4 principi, di fare un sadhana bhakti, di fare la pratica dei bhakti yoga come Prabhupada ci l'ha dato. Data. In italiano. La pratica dei bhakti yoga, la filosofia e per me anche la struttura istituzionale e sacra. Cioè di servire a Prabhupada dentro della società di Prabhupada, ISKCON. Per me queste tre cose, filosofia, pratica e struttura istituzionale, sono ovviamente le tre cose che Prabhupada non accettava cambiare, che nessuno poteva interferire con quello, con queste tre cose. Le altre cose ovviamente non sono fondamentali. Rupa Goswami non dice che sono fondamentali. Quando, come si dice, esaltiamo ciò che ovviamente è un piccolo dettaglio e lo mettiamo sul piano di un principio eterno e fondamentale di Bhakti Yoga, cosa facciamo? L'esistenza di una scienza non aiuta nessuno senza la presenza di un scienziato. Per esempio, se un cittadino è ammalato, sta ammalato, e diciamo c'è una scienza medica che può, come si dice? Guarirlo, che può guarirlo, ma se non c'è un medico addestrato, autorizzato, la mera esistenza di una scienza medica non aiuta all'ammalato. Quindi esiste una vera scienza spirituale. Ma se i devoti non sono scientifici, la scienza spirituale non aiuta. E è ciò che stiamo vedendo nel mondo. C'è un mondo andando rapidamente all'inferno. C'è una vera scienza spirituale che può risolvere tutti i problemi del mondo. Ma non si fa la connessione. Dove sono i veri scienziati spirituali? I devoti, ci sono tanti devoti che conoscono la filosofia, ma non conoscono filosofia. Questo è il problema.
Sì, il mondo attuale è un corpo senza testa. Che Prabhupada diceva che la società moderna è un corpo senza testa. Il problema è che ISKCON è una testa senza corpo. Pensiamo, se c'è un corpo e una testa separati, il corpo non potrò mai sapere fare la connessione. La testa che deve trovare il metodo, il processo di giunta, come si dice? Di congiunzione, di connessione. Di connettare. Sì, di collegare il corpo la testa al corpo. Se il corpo e la testa non si collegano, sarà la colpa del corpo o della testa? Siamo una testa senza corpo, criticando il corpo per non collegarsi alla testa. Ma esattamente è la testa che ha la responsabilità. La testa. Non il corpo ha la responsabilità di trovare come collegarsi al corpo. Un medico. Hare Krishna. Ma quando per Krishna Quest, diciamo, Sì, no? Avevo ho sentito parlare di. quando si incontra, diciamo, una persona, come tu spesso definisci le persone innocenti, Sì. no? Quali sono i principi che subito, in qualche modo, gli date, insomma? Quali sono i principi che ponete? I telefoni, ce ne sono tanti. Prima di, come si dice, di italiano, prima di prescrivere la medicina, bisogna diagnosticare. Ogni persona è differente, siamo noi che diciamo che ogni anima è unica, individuale. Quindi siamo medici, come possiamo prescrivere prima di diagnosticare? Bisogna fare amicizia con le persone, conoscerle. Un medico esperto può vedere come. Quale, come si dice, medicina applicare, i come, i quando. Sì, i non devoti, sì, i poverini fruitivi, Grazie. i cari fruitivi, sì, loro, come dire, dobbiamo fare tutto che sia possibile per fare i non devoti confortevoli con noi. Come possiamo salvarli sin conoscerli? Conoscerli, questo vuol dire
sapere come pensano, cosa, di cosa hanno paura, cosa vogliono. Questa filosofia o questa attitudine di non preoccuparsi con i sentimenti, le preferenze delle anime cadute, una mancanza, per me una mancanza quasi inconcepibile di compassione. Come possiamo non preoccuparci con i sentimenti, le necessità, le paure delle persone che vogliamo salvare? Per esempio, se tu, un devoto, per esempio, che diciamo che speriamo che non succeda, ma per esempio se un devoto perde un figlio o figlio se ne va, non vuole sapere niente dei genitori. I genitori vogliono, sono, come si dice, desperate, desesperati. Disperati. Disparati di portare i figli indietro, di recuperare i figli. E se i genitori sanno che se io arrivo, se vado al figlio vestito così che lui non vuol parlare con me, no, ma non importa, questo è vedico, è una pazzia di lasciare le anime cadute, andare all'inferno, di perdersi perché siamo attaccati a uno stile esterno che non ha niente da fare con Prabhupada. È una citazione di Prabhupada. Prabhupada dice che i vestiti non hanno niente, come si dice, a fare. Da fare, niente da fare con? Niente da fare con l'anima. Niente a che fare con l'anima. Niente a che fare con l'anima. A volte quando i Vaishnava, quando i cosiddetti Vaishnava vedono le anime cadute come vedono a loro propri figli, in quel momento avremo un vero successo. Saremo un movimento rilevante, un movimento importante in Italia. Quando i predicatori, i Vaishnavi vedono al pubblico come vedono a loro famiglia, perché sono famiglia. Un Vaishnava che non riesce a vedere al pubblico come famiglia è un Vaishnava canista. Non importa la sua posizione, non importa i suoi titoli. Perché come sappiamo, in ogni religione della storia del mondo ci sono dei canista, adhikari che ottengono delle posizioni elevate. Quindi un vero Vaishnava vede che Krishna, come Krishna dice in Bhagavad Gita, Pitaham Asya Jagato, sono il padre dell'universo e la madre. Come sono i sentimenti di un padre o madre verso i figli? E quando noi proviamo quei sentimenti verso le anime cadute, avremo successo nel movimento. I genitori faranno qualsiasi cosa per salvare i figli. Chiaro che non delle cose peccaminevoli, ma delle cose, diciamo, innocenti. Io credo che sia, come si dice in italiano, imprescindibile, sì. Necessario
fare, diciamo, aggiustando le cose che Prabhupada dice sono aggiustabili, aggiustando l'aggiustabile. Dobbiamo fare tutto, tutto che sia possibile per salvare le anime cadute. Perché il fatto triste è che ci sono ci sono altre religioni, altri movimenti spirituali che si preoccupano molto di più con il pubblico. Sono molto più preoccupati. Fanno molto più, diciamo, di più, fanno dei aggiustamenti, fanno delle cose, sono molto più interessati. C'è un tipo di, come dire, fiducia o una fiducia che è prodotto dall'orgoglio, che già sappiamo che il movimento di Chaitanya Mahaprabhu vincerà, già sappiamo che vincerà, non dipende da noi, così perché preoccuparsi tanto? Perché preoccuparsi tanto quando già abbiamo, come si dice, le profezie? Le profezie avrà effetto, così non c'è molta urgenza. Non c'è urgenza, perché la profezia sarà realizzata. Quindi se adesso ci sono poche persone che si avvincono, no, ma sono molto cadute, problema di loro. Questo è il loro problema, che sono degradati, che sono caduti. E ci presentiamo così come vogliamo, come ci sentiamo. Noi vogliamo sentirci confortevoli. Io mi sento meglio quando mi vesto così. Io mi sento meglio. Loro, loro sono carmi. Loro sono ignoranti. Loro non capiscono niente. Loro saranno salvi dalle profezie, non dai piani intelligenti che facciamo, ma le profezie li salveranno. Abbiamo cominciato a sentirti un po' male. Posso spegnere e richiamarti? Sì, va bene. Hari Bolo. Arrivi. C'è qualche domanda? C'è qualche domanda qui dei devoti? Quanto costa il prezzo? Ogni domanda quanto? $5. 5? No, questo è Sahaja, prenderlo molto, come si dice? A buon mercato. $50. Va bene. Come ti chiami? Ram Prasad. Hare Krishna, un piacere. Hare Krishna, Sharia Dio. Mi puoi spiegare meglio quando hai detto che molti devoti conoscono o praticano la filosofia, ma non sanno filosofia. Se vuoi approfondire questa distinzione. Sì. Grazie. Per alcuni devoti, non voglio criticare, ma
credo che sia vero, c'è un pacchetto cosiddetto filosofico, c'è un pacchetto di verità, che questo è vero, quello altro è vero, questa è cultura vera, senza pensare. Senza pensare, senza, come si dice, razionare. Questo è italiano? Senza ragionare, senza ragionare, senza pensare, senza conoscere la storia, senza conoscere neanche le scritture. Senza ragionare, semplicemente uno ha fiducia di possedere un pacchetto di verità e già. E se un devoto, un'altra persona parla qualsiasi cosa che non si trova nel pacchetto, lui è sbagliato, lui è pericoloso, lui è un sciocco, lui sta minacciando la verità e tutto questo, senza pensare, senza ragionare. Perché filosofia vuol dire la capacità o il processo di ragionare. Chiaro che entro certi limiti che accettiamo, per esempio accettiamo che Krishna è Dio, accettiamo che Krishna ha parlato Bhagavad Gita, accettiamo che il Signore Chaitanya anche è Krishna e che il Srimad Bhagavatam è una scrittura pura che spiega la verità assoluta, che Prabhupada è un rappresentante puro di Krishna. Ma come si dice, che all'interno di questi confini, all'interno di questi confini si può ragionare, si può capire la storia, la filosofia. Prabhupada mi ha scritto quello. Prabhupada mi ha scritto una lettera famosa dicendo che Krishna dice in Bhagavad Gita. Krishna dice, mi sentite bene? O? Ti sentiamo bene. Sì? Ma ti vediamo male. Cosa? Ti sentiamo bene, abbastanza. Ah, ma sì, ti vediamo male, l'immagine è brutta. Ah, l'immagine, no, questo è il mio problema con un'immagine brutta. sono già troppi anni in questo mondo. No, va bene, cioè è questo che volevo dire dicendo che ai tanti che conoscono la filosofia, quel pacchetto non pensato, non ragionato, senza collegamento con la storia Vaishnava, senza capire molto bene le scritture, senza capire le categorie date da, per esempio, Rupa Goswami, Prabhupada, le cose essenziali, di base, le cose che sono aggiustabili, che sono dettagli, senza una conoscenza, una comprensione seria delle categorie, della storia, niente. Un pacchetto semplice come, come si dice, evangelici. Questo è italiano? Sì, anche Iskon è pieno di evangelici, Vaishnava. Perché questo è un tipo di psicologia umana. Quando c'è un numero sufficiente di esseri umani, troveremo una varietà completa dei tipi umani. E ogni società, ogni religione ha un certo percentaggio di fanatici o di persone che non pensano molto ma hanno molto fiducia.
Non voglio dire che ISKCON è pieno, pieno di fanatici. No, ISKCON è una società meravigliosa, con molti devoti bravi, intelligenti, ma c'è una, come dire, un'ala fanatica. E a volte l'ala fanatica è la più, parola forte, chi parla più forte. Ah, va bene, scusate che sono un po' pesante con i punti, ma Guru Channana, tu dovrai salvarmi. Tamal Krishna Goswami, posso dire che Tamal Krishna Goswami, how do you say, lui era molto di fronte a me, lui era, no, non di fronte, ma lui era molto più, molto avanzato. Lui capiva queste cose molto prima di me. E lui parlava con me e cercava la maniera di introdurre queste cose senza scioccare tutti, senza causare molta controversia. Ma Tamal Krishna Goswami capiva molto bene, molto prima di me. Come lui ha fatto in Dallas e tante cose. E Gavanti, buonasera. Volevo chiederti, in relazione alle scritture, tu adesso stai facendo una versione per gli accademici, traduzione letteraria della Bhagavad Gita, no? Sì. Volevo chiederti quanto pensi che sia importante anche, diciamo così, presentare degli esempi un po' più contemporanei senza levare nulla dagli esempi che Prabhupada ci ha dato nelle scritture. Così, perché a volte alcuni devoti dicono non bisogna levare di esempi, non bisogna levare niente di quello che ha detto Prabhupada, quello che ha detto Prabhupada è assoluto e quindi Va si bene, rimane. sì, questo è vero. Adesso vi offro parole di Prabhupada. Prabhupada mi ha scritto una lettera che si trova in Vedabase. Prabhupada mi ha scritto dicendo: tu devi leggere i miei libri e spiegarli con le tue parole, alla sua maniera, alla tua maniera. Parole. Quindi dire che dobbiamo solo accettare le parole di Prabhupada, ma quando le parole di Prabhupada dicono che dobbiamo utilizzare altre parole. In 69, quando sono entrato nel movimento, quasi prima di nascere, perché ancora sono molto giovane. E Tamal Krishna Goswami, io ho ricevuto l'ordine di Prabhupada che ha formato lo scoppio della mia vita. Quando Tamal Krishna Goswami, lo scopo della mia vita, perché Tamal Krishna, io avevo un dubbio se dovevo rimanere nell'università o uscire e fare Sankirtan. Che già io già vivevo nel tempio. Io ho chiesto al presidente, lui disse che non lo so, chiede al segretario regionale, che era Tamal Krishna Goswami. E Tamal Krishna Goswami disse che non so, scrivi a Prabhupada, chiedi a Prabhupada. Quindi Tamal Krishna Goswami, attraverso lui che ho scritto a Prabhupada, ricevuto da lui l'ordine di Prabhupada che ha formato lo scopo della mia vita, che Prabhupada disse che sì, tu devi rimanere nell'università perché voglio che tu sia ben educato e così tu potrai
predicare a altre persone ben educate. Prabhupada non mi disse che tu non hai bisogno di niente, leggi i miei libri. Ovviamente io trovavo la verità assoluta nei libri di Prabhupada, ma per linguaggio, per esempi, Prabhupada sempre diceva, studi, impari, che spieghi i miei libri con le tue parole. Quindi dire che dobbiamo unicamente citare le parole di Prabhupada e non accettare le parole di Prabhupada. I devoti che solo accettano le parole specifiche di Prabhupada non accettano le parole di Prabhupada. I devoti che dicono che tutto che Prabhupada dice è perfetto, va bene. Prabhupada dice che un devoto puro non è onnisciente nelle cose materiali. E se Prabhupada sa tutto, non sa tutto. Perché lui dice che un devoto... Questo è come per esempio, Prabhupada dà l'esempio che la forma universale di Krishna si offre alle persone primitive che sono molto attaccate al mondo fisico e quindi hanno bisogno di vedere Dio nel mondo fisico, le grandi cose materiali. Quindi ci sono devoti, secondo me, io credo che sono ancora così attaccati al mondo materiale che hanno bisogno di vedere Prabhupada come un super uomo materiale, che non sono contenti col fatto che Prabhupada è un devoto puro di Krishna, che Krishna ha inviato Prabhupada a questo mondo per salvarci, che Prabhupada possiede amor puro per Krishna, che lui... No, questo è insufficiente per, come si dice, proteggere la sua fede in Prabhupada. Lui deve essere anche un super uomo materiale, che sa tutto, che può tutto, che... Ma Prabhupada dice che no, questo non è il caso. Quindi se un devoto per proteggere la sua fede deve fissarsi così, che no, solo le parole di Prabhupada, gli esempi di Prabhupada, niente, va bene. Ma questa è l'attitudine del fanatico, dell'evangelico, non del cattolico erudito. E loro non possono, come dire, si dice in italiano, intimidarci. Loro non possono trascinarci al suo livello. Seguiamo Prabhupada. Prabhupada mi ha ordinato, Prabhupada mi ha ordinato di utilizzare le mie parole. Se solo ripeto le parole di Prabhupada, non lo obbedisco. Prabhupada mi ha chiesto di studiare e presentare la coscienza di Krishna in forma intelligente, ragionevole, sulla base della storia, le scritture, la scienza spirituale, le parole di Prabhupada, tutto quanto. Krishna West, nonostante ci sono delle volte che mi vedono come il anti-Krishna. È vero. Per loro sono l'anti-Krishna, sono che faccio il tila con se. Ma il fatto semplice è che sto seguendo fedelmente ciò che Prabhupada mi ha detto.
la voce.